Io andrei per dolci, vorrei parlare proprio di questo, cioè del bisogno di partecipazione. Una delle domande appunto era il volantino riguardava le primarie. Le primarie sono state un grosso avvenimento, perché il PD ci sono una grande partecipazione. Probabilmente sono state sopravvalutate e si è pensato di poter arrivare a una vittoria alla fine, che in realtà poi non c'è stata. Ecco, ti chiedo, sono ancora valide come strumento le primarie? Occorrono nuove regole per rendere più accessibili. Renzi si è lamentato dicendo che le primarie appunto avevano delle regole troppo restrittive per fatte apposta, insomma, per danneggiarlo. E un'altra cosa a livello locale, le primarie vanno bene anche a livello amministrativo? Ora a me tocca la parte più difficile, perché essendo nel contesto quello che rappresenta la politica, che non gode di particolari favori in questo momento, essendo quello che deve fare più alla svelta, che è l'ultimo che parla, e è quello anche che gli tocca parlare delle primarie in riferimento a Renzi, di cui parlo spesso male, quindi per me è tutto alla meno. Per cui non posso che contare sulla vostra benevolenza, cercherò di fare alla svelta, perché in questo genere di situazioni meno si parla. No, io però, se mi è possibile, siccome gli spunti sono stati assolutamente interessanti e molti anche assolutamente condivisibili, diciamo almeno su qualcosa che è così, nel senso che condividiamo, mi pare importante, quindi partirei proprio dall'assunto presente in tutti e due gli interventi che i professori ci hanno offerto, vale a dire quell'idea, la impossibilità di riproposizione di una forma partito, si direbbe in questo modo, che in qualche modo ci riporta o riconduce a modelli che oramai stanno abbastanza lontani, diciamo, non solo nell'immaginario collettivo, ma anche nella pratica. Io credo che questa sia un'affermazione giusta e credo anche però che sia un'affermazione che ormai sta pienamente dentro le dinamiche politiche, cioè l'idea di immaginare una forma partito che in qualche modo ripropone modalità organizzative, organizzazione della democrazia interna, quelle forme di partecipazione, anche quelle forme di elaborazione e di proposizione di un programma. È chiaro che in questo scorcio di terzo millennio, mi pare anche a me, condivido dunque, assolutamente improponibile, c'è bisogno che la politica ovviamente si metta nelle condizioni migliori per poter costruire dei canali comunicativi e di rapporto con l'elettorato, con l'opinione pubblica, con le comunità diversi e per certi versi anche più efficaci. Io credo però che se non vogliamo mantenere un ragionamento esclusivamente su un piano eccessivamente alto, dobbiamo anche ricordarci, e lo dico esclusivamente citando un titolo, che il passaggio storico, per così dire, nel quale noi siamo immersi, ci consegna due elementi molto seri e anche molto difficili, che incidono non poco nel contesto sociale. Uno è la crisi, perché è la crisi di cui si parla e di cui si racconta nei mezzi di informazione, nei dibattiti, sui giornali, insomma da tutte le parti c'è, e naturalmente incide in modo pesante e profondo nelle comunità e anche nella vita dei singoli individui. Quindi noi da qui dobbiamo, questa consapevolezza va tenuta, perché poi la gente cosiddetta chiede alla politica, a chi governa, a chi porta delle responsabilità, delle risposte, o almeno la possibilità di individuare una via d'uscita, perché se questo non avviene il resto del ragionamento rimane magari interessante ma sospeso allo zero. L'altra è la moralità. Ora anche qui io non è che voglio scivolare in un ragionamento banale, perché
potrebbe anche essere. Però il fatto che almeno una parte della politica, non voglio dire, non voglio fare generalizzazioni che lasciano sempre il tempo che trovano, però l'esigenza di recuperare un profilo etico e morale che sia diverso rispetto a quello che abbiamo purtroppo dovuto acclarare, prendere atto negli ultimi anni, ormai da diversi anni, è un tema che ha inciso profondamente nel rapporto fra i cittadini e la politica, fra i cittadini e le istituzioni. Cioè la disonestà e ciò che tutto questo comporta ha minato profondamente il rapporto fra l'opinione pubblica e la politica e anche gran parte delle istituzioni del paese. Sono problemi molto seri al quale una società matura, al quale la politica in grado di tornare a ragionare e anche lavorare, deve dare delle risposte e che siano risposte attendibili e che siano soprattutto risposte credibili. Da qui non si prescinde, io non vado oltre, ma insomma bisognerebbe cominciare a parlare di merito, se vogliamo anche ricostruire un profilo della politica nel quale sia possibile orientarsi fra idee e proposizioni che possano rimanere o possano essere anche diverse fra di loro. Poi io credo che noi soffriamo, venga anche alle primarie, non è che la figliolata, insomma. Poi io credo però dobbiamo riflettere anche su un altro punto che riguarda forse soprattutto la società italiana e la dinamica politica del nostro paese, che non è più in grado, e questo è un problema serio della politica, di reindividuare o di condividere i fondamentali. Ora qui invece vale la pena di fare un passo indietro e ritornare, diciamo, allo spirito della Carta Costituzionale, perché nel momento in cui la politica di allora, che era un altro secolo e che erano delle condizioni inimmaginabili, fu in grado di produrre uno sforzo grande, tuttora valido, che è quello di individuare i fondamentali su cui si doveva e si è basato poi alla fine la costruzione dello Stato nuovo uscito dai disastri della guerra. Tra l'altro vivevamo un'epoca di profonde lacerazioni ideologiche, chi più vecchi qui presenti se lo ricorderanno, io non riesco a arrivare, se non per aver letto, per aver ascoltato o visto qualcosa. Ma pur in quel contesto difficilissimo, la politica e i partiti furono in grado di offrire al Paese un contesto costituzionale condiviso. Cioè i fondamentali erano condivisi. Allora noi possiamo considerare il fatto che per esempio una legge elettorale bisogna che sia uno dei fondamentali condivisi. Poi ci litigheremo, poi ognuno tesserà la sua tela, poi ognuno giocherà le sue carte. Ma per sapere come si fa a eleggere i nostri rappresentanti in un Parlamento, condividiamo l'idea di ricostruire, di una modalità elettorale. Se tutte le volte che cambia un governo si rifà una riforma della scuola, alla fine il sistema non regge più e non ci capisce nemmeno quelli che magari sono anche d'accordo per fare questa riforma, perché si impantanano anche loro. Confermiamo. Allora, l'esigenza che il Paese riacquisisca una maturità da questo punto di vista, e anche una forza e uno spessore, che senza paura consenta di poter affrontare con una certa decisione alcuni fondamentali, poi stabiliamo quali, ma stabiliamoli finalmente, sui quali naturalmente ricostruire con pazienza un profilo istituzionale e anche una solidità dell'azione di governo. Ci rimanda al grande tema della classe dirigente. Allora, siamo in grado di poter identificare una differenza? Io sto andando molto, voglio dire, rapidamente, ma insomma si fa per capirsi. Siamo in grado di ristabilire una differenza
fra la classe dirigente e il ceto politico oppure no? Io credo ci sia una differenza, anche profonda. E se c'è un errore che è stato compiuto nella nostra società in questi ultimi anni, è quello di aver identificato esclusivamente la classe dirigente con la politica. La politica è una parte importante, senz'altro, ma una parte della classe dirigente. La classe dirigente di un paese si identifica nei centri vitali del paese, che sono la politica, sono le istituzioni, è l'università e i centri del sapere, sono i mezzi di informazione, sono le grandi imprese. Tutto questo fa parte di una classe dirigente. È la rappresentanza sociale, il sindacato, le grandi organizzazioni di categoria. Allora il tema che la classe dirigente sia in grado tutta insieme non solo di rinnovarsi, e questo non è accaduto, non è accaduto, perché senz'altro la politica, avendo delle colpe in mani, ha pagato anche per gli altri pezzi della classe dirigente, che invece sono rimasti immobili al loro posto. Vogliamo parlare di questo? E cercare di capire quali parti della società invece hanno bisogno di riprendere un altro passo e anche una capacità di mettersi all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. E infine io penso, e arrivo alle primarie, che ci sia un altro grande tema che deve essere affrontato e sul quale varrebbe la pena di poter riflettere. Io sono fra quelli che può darsi sia, come si direbbe a queste latitudini, un'ubbia, nel senso una cosa, una paura in qualche modo, ma che non corrisponda alla verità. Cioè io credo che in quel contesto che bene ci veniva descritto, in cui l'informazione, i mezzi di informazione hanno quel ruolo, hanno quel peso, insomma tutte, non sto a ripetere per fare la svelta, e io penso invece che gli spazi di democrazia si siano restringiti, e anche di partecipazione, in questi anni. E questo è un tema che riguarda il controllo dei mezzi di informazione, che è un punto non risolto nel nostro paese. Un punto non risolto. Ma riguarda per esempio anche il destino di tante imprese, a proposito di crisi economica. Chi ha avuto la ventura di seguire in questi mesi la tragedia che si sta consumando nel tessuto economico e produttivo anche del nostro territorio, si accorge quanto si siano allontanati gli interlocutori diretti con i quali sia possibile discutere la crisi di un'azienda piuttosto che la sua risoluzione. Imprese che ormai stanno non nella classica filiera in cui alla fine c'è un imprenditore magari di una famiglia antica che ha riprodotto nel corso del tempo, ma che stiano in fondi di investimento per l'appunto a Londra piuttosto che a New York o nelle grandi città, e con i quali nessuno è più in grado di parlare, ma nemmeno di sapere esattamente dove questo filo, e uno magari cerca di tirare, dove alla fine ti porta. E quindi i centri decisionali, quelli veri, si sono spostati da altre parti. E anche il caso dell'Europa. Allora la politica e i partiti bisogna si mettano all'altezza di questa sfida. Perché noi in questi anni, in questa fase, in questo passaggio, stiamo assistendo a un riaccentramento verso centri più lontani in cui si assumono le decisioni. Questo vuol dire, non è un caso, che in una fase così difficile quei movimenti che hanno assunto posizioni fortemente critiche verso l'Europa, spesso molto di destra anche questi movimenti, hanno ottenuto dei successi anche clamorosi in tante parti d'Europa, assolutamente evolute in paesi che noi si prende
E quindi rinasce la contraddizione fra un'Europa che noi vogliamo sempre più forte, autorevole, democratica, aperta e quant'altro, e il riacutizzarsi, diciamo, di scenari fortemente legati a situazioni particolari, a un localismo, addirittura a una fine arrivare a delle forme che consideravamo ormai già morte, sepolte, di difesa, diciamo, xenofoba in molti casi, ma insomma, le cose che poi noi possiamo apprezzare anche dai mesi di differenza. Quindi io credo ci sia l'esigenza di riavviare, questo è il punto, una capacità di leggere ciò che ci accade intorno, che sia più aggiornata, che sia coerente col momento che noi stiamo attraversando, e al tempo stesso cercare di favorire il più possibile la partecipazione della gente alla costruzione di un'idea di governo e, se possibile, anche di cambiamento, se posso usare una parola non in senso retorico, del paese o del contesto a cui noi facciamo riferimento. Ci aiutano le primarie? Io penso di sì. Io che devo dire non sono mai stato, diciamo, un hooligan delle primarie, credo che in realtà possano le primarie essere uno strumento che consentano, quantomeno in un contesto di una legge elettorale così incredibile come quella che abbiamo a livello nazionale, aperta parentesi tonda, anche in Toscana, chiusa parentesi tonda, per la quale sarebbe auspicabile che, essendo la Toscana più vicina di Roma, che si facesse alla svelta a cambiare questa legge elettorale, punto e a capo, perché dipende dalle nostre volontà, ecco. Quindi io credo che in questo contesto elettorale, con questo sistema elettorale, le primarie possano rappresentare uno strumento in cui restituiamo, anche se non totalmente, parzialmente, al cittadino la possibilità di selezionare la propria classe dirigente, o almeno quella in cui quel cittadino intende identificarsi. Io credo ci sia bisogno, naturalmente, di capire alcune cose molto semplici, che è evidente che le primarie stanno in capo a un partito o a uno schieramento, e quindi a quel partito e a quello schieramento, in quel partito e in quello schieramento bisogna misurarsi, il che non vuol dire chiudere le primarie, farle chiuse agli iscritti. Sono state dette delle sciocchezze che non mi stanno in piedi nemmeno a reggere su questo. Le primarie per definizione sono aperte, è ovvio, ma è evidente che bisogna mettere il cittadino che vi partecipa in condizione di sapere perché vi partecipa e che cosa va a votare. E bisogna chiedere parimenti al cittadino e alla cittadina che partecipa alle primarie una assunzione di responsabilità politica. La storia della privacy è un'idiozia. Un'idiozia, perché non regge, perché le primarie sono un'iniziativa, l'avremmo definita un tempo, di natura politica, che una parte politica mette in campo. È come se io partecipo a un'iniziativa come quella di stasera, non è che qualcuno mi deve chiedere se acconsento alla privacy, è una libera scelta, come è una libera scelta partecipare alle primarie. Quindi ci si manifesta, e naturalmente nel momento in cui si partecipa alle primarie di un partito e di uno schieramento, si decide di sostenere quel partito e quello schieramento. Bisogna chiederlo. C'è un elemento di coerenza e di trasparenza che deve essere assolutamente salvaguardato. C'è nulla da fare, perché se i Barducci va alle primarie di centrodestra, quelli di centrodestra fanno bene a dire che i Barducci andavano alle primarie di centrodestra e a chiedermi: bene Barducci, siamo felicissimi, noi possiamo dire che da domani il Barducci voterà per il centrodestra. Volentieri mi butto un altro, ma questo è un altro paio di mani. Con l'acqua però no, ma ora c'è, perché fortunatamente abbiamo fatto bilancino in tempi non sospetti, e infatti c'è l'acqua.
Questo è il punto. Bisogna sapere che si fa. Ci vuole coerenza e ci vuole trasparenza. L'utilizzo delle primarie in funzione della lotta politica interna, quello chiaramente è sbagliato. Naturalmente trattasi di un confronto anche aspro che identifica e che fa emergere magari posizioni anche diverse. Naturalmente anche qui i fondamentali vanno condivisi, non c'è nulla da fare, perché è chiaro che c'è un'impronta diversa, è fuori discussione ed è bene che sia così, perché diversamente avrebbe poco senso il tutto. Ma è del tutto evidente che quando si sta in un partito, in uno schieramento, qualche fondamentale bisognerà pur condividerlo, perché se no il cittadino non capisce dove va e si determina una confusione che è responsabile in parte, non totalmente ovviamente, di quella confusione e anche di quella perdita di autorevolezza che i partiti e la politica hanno manifestato in questa fase, cioè di quella confusione, di quella non piena identificabilità in cui non si riesce più a capire esattamente che cosa si vuole. Quindi c'è un merito, c'è un problema di metodo, ma c'è un merito di cui nessuno purtroppo parla più. C'è un merito che deve tornare al primo punto, perché la gente chiede: ma te che cosa vuoi fare? E mi spieghi perché, cosa vuoi fare e perché lo vuoi fare. E io devo essere in grado di spiegargli che cosa voglio fare e perché lo voglio fare. Perché se la metto sempre in filosofia, nessuno riuscirà più a cogliere esattamente che cosa abbiamo di fronte. E più che il momento è difficile, e più che le cose si fanno complicate, e più che si acuisce la distanza, e più che si cercano soluzioni, diciamo, anche estreme, piuttosto in cui prevale invece la sfiducia o la rassegnazione e quant'altro, e anche quindi c'è bisogno di fare un po' più. Quindi io credo che lo strumento ci sia anche un buon strumento, se naturalmente utilizzato con serietà e soprattutto con estrema trasparenza. Naturalmente c'è un punto che è anche di grande attualità, e che io vorrei riproporre, perché è uno dei problemi che riguarda il rinnovamento della politica. Bisogna esigere trasparenza nei finanziamenti e bisogna sapere chi dà i soldi per fare che cosa, perché non è che si può, voglio dire, aprire una discussione o una petizione di principio, che è peraltro largamente condivisibile, intorno alla sobrietà della politica, che è, come dire, è quasi difficile, è ovvio che è così, e poi non sapere e non pretendere che ogni candidato che vi partecipa esattamente un minuto dopo deve essere in grado di dire, anzi un minuto prima, chi sostiene e per quale ragione quella campagna, soprattutto quando quella campagna costa centinaia di migliaia di euro. Centinaia di migliaia di euro. Perché quando si va in televisione, quando costa. E io vorrei sapere chi finanzia qualche cosa. Ed è un grande punto che riguarda l'esercizio della democrazia. Perché se non è chiaro questo punto, si consegnano i candidati nelle mani di chi li finanzia. Perché quando io ti do tanti soldi, pretendo che quando te sei in quel posto, che quantomeno, non totalmente, ma in parte, mi devi corrispondere. È evidente. La differenza con il modello americano, che è così, è molto semplice. Che nel modello americano questo è tutto trasparente. Lo si sa.
Per cui quando Bill Clinton apre il contenzioso contro il fumo, e tutti magari qualcuno di noi si domandava, scusate, ma questo c'è dei problemi enormi, va a perdersi sulla questione del fumo, è molto semplice. Le grandi multinazionali del tabacco si schierarono esattamente con il candidato repubblicano. Fu una scelta di campo e finanziarono la campagna del candidato repubblicano. Fu una scelta di campo, ma si sapeva. Quindi io credo che ci siano degli aspetti che devono essere cristallizzati e che devono essere messi in un contesto di regole condiviso che non possono cambiare a seconda di si abbia. E anche a questo vengo e concludo poi su una parte, diciamo, più nostra. Ora, non è possibile che a seconda di chi si candida le regole devono cambiare. Le regole in genere dovrebbero essere quelle valide, perché condivise, queste sono le regole. Poi, che si candidi Pippo, che si candidi Maria, che si candidi Guarducci o il Paolo Bambacione, quelle restano le regole. E quindi c'è bisogno di uno sforzo che è antecedente la prova delle primarie, parecchio antecedente la prova delle primarie, che dice queste sono le regole a cui ognuno che decide di partecipare deve attenersi. Punto. Il resto sono discorsi. Quindi possono essere uno strumento naturalmente a determinate condizioni e io ho elencato le condizioni che secondo me devono essere identificate. Penso poi alla fine, e questa è la considerazione che credo si possa fare, che sia come dire, auspicabile che si possa ricorrere alle primarie. E io penso che sia importante anche il ricorso alle primarie in una fase in cui, a differenza di un tempo, a proposito delle esperienze fatte e passate, avevamo delle condizioni in cui vi erano, vi potevano essere, spesso vi erano dei candidati che quasi in automatico erano giudicati, vuoi da un partito grande e radicato e molto rappresentativo che indicava una personalità che poi sostanzialmente passava immediatamente nel contesto sociale. Oggi questo è più raro, assai più raro, per una serie di circostanze che sono quelle che abbiamo faticosamente elencato qui prima. Quindi, a fronte di questo tipo di situazione, è plausibile che per una carica contendibile, come si dice oggi, vi possano essere più candidati oppure più figure giudicate adatte a svolgere. Quindi il fatto di poter chiedere a una parte dell'elettorato di poter contribuire alla scelta fra figure diverse, io credo sia un fatto di grande trasparenza, di legittimazione del candidato che poi alla fine uscirà, e anche di come dire, incentivo a una partecipazione consapevole al futuro, per esempio, del proprio comune. Quindi io credo, penso, visto che ci avviciniamo ad appuntamenti importanti dal punto di vista amministrativo, che questo sia auspicabile. E spero che i partiti, e io vorrei riferirmi al mio, naturalmente, al centro-sinistra, allo schieramento a cui fa riferimento, non mi permetto di parlare ad altri, faranno le loro scelte, ma per quanto mi riguarda auspico che i gruppi dirigenti siano, come dire, in grado di rispondere a questa sollecitazione, che vogliono rispondere, perché credo che questa sia una via giusta che, se gestita, come ho detto prima, con criteri e con regole condivise, possa senz'altro aiutare un riavvicinamento fra l'opinione pubblica, i cittadini e la politica e le istituzioni. Ho finito. Bisognerebbe parlare di tante altre cose, a cominciare dalle istituzioni, perché poi alla fine manca sempre qualcosa, ma voglio dire, manca un pezzo a questa discussione, che invece è un pezzo molto importante, che riguarda il futuro dell'architettura e dell'impianto istituzionale di questo paese, che fa pandan, diciamo,
con la nuova legge elettorale, con le modalità per uscire dalla crisi, insomma c'è una connessione molto stretta, però il tempo è sempre tiranno e quindi senz'altro ci sarà un'occasione per poterci ricordare sopra. Grazie. Grazie a tutti, grazie delle risposte, soprattutto su quelle amministrative. A questo punto io vi chiederei se ci sono domande, mi sembra che gli spunti siano stati veramente tanti in tutte e tre le relazioni, quindi sicuramente ci saranno curiosità, domande e interventi.